Ciao, sono Marco DJ. In questo tutorial ti aiuterò a sbloccare il Rekordbox 6 per accedere ai tuoi dispositivi e gli hard disk per esportare musica sulle tue chiavette. Seguimi in questo video e ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti ragazzi, siamo su Rekordbox 6. Ho già installato il software sul mio computer, quindi sono andato a recuperare alcune immagini da internet per mostrarvi esattamente dove andare a cliccare sul vostro computer quando fate l'installazione. Iniziate con l'installazione di Rekordbox 6 e seguite tutta la procedura. Quando l'avete installato e aprite Rekordbox, vi chiederà in automatico alla fine dell'installazione questa finestra che ho recuperato da internet, che è la stessa che comparirà su Rekordbox. Dovete andare a cliccare qui sul tasto a destra OK oppure Consenti in caso comparirà questa finestra. Se vi compare anche la richiesta di accedere alla videocamera, accettate anche quella. Solitamente basta anche cliccare vuoi accedere al microfono, cliccate OK e consenti. Questo permetterà, una volta che avete consentito di Rekordbox accedere al microfono, di poter fare in modo che qualunque cosa fate su Rekordbox, registrare musica o fare delle operazioni, potete accedere al computer nella parte del microfono. Sul vostro computer Mac, un altro passaggio è andare in alto a sinistra sulla mela, preferenze di sistema, cliccare qui su sicurezza e privacy. Su sicurezza e privacy dobbiamo permettere a Rekordbox di essere sbloccato, quindi di accedere a tutti i nostri hard disk e ai nostri dispositivi collegati, come ad esempio una chiavetta USB. Quando aprite la schermata su sicurezza e privacy vi chiederà qui in basso a sinistra di sbloccare, quindi andate a cliccare in basso a sinistra sul lucchetto. Inserite la vostra password del vostro Mac. Quando avete sbloccato il lucchetto dovete andare qui a destra su privacy, cliccare anche su microfono, andare a vedere se ha accettato Rekordbox 6 nella sezione microfono, l'ha accettato, quindi è collegato, lo vedete qui a destra. Dovete ancora scendere, accessibilità, dovete permettere a Rekordbox di avere l'accessibilità al vostro computer, quindi lo attivate. Un'altra cosa fondamentale, la più importante, è accesso completo al dispositivo. Questo permetterà a Rekordbox 6 di accedere al vostro computer e ai vostri dispositivi collegati come chiavette hard disk per esportare musica. Se non lo vedete qui nella colonna di destra, in caso fosse vuota, c'è un tasto qui in basso a sinistra, più, all'interno del vostro Mac vedete già Rekordbox, andate nella sezione applicazioni qui a sinistra, cercate la cartella dove avete Rekordbox 6, cliccate dentro e selezionate il launcher di Rekordbox 6 e cliccate qui a destra apri. Compare questa finestra che vi chiederà Rekordbox non avrà accesso completo al disco finché non verrà chiuso. Quindi potete farlo più tardi o uscire adesso. Io esco adesso da Rekordbox 6, vado ad aprire ancora il software di Rekordbox 6. All'interno di Rekordbox 6 vedete qui a destra c'è ancora le playlist, clicco non è ancora attivo, collego la chiavetta USB e vediamo l'operazione. Quando collegate la vostra chiavetta USB, se non l'avete utilizzata in Rekordbox 5 o versioni precedenti, potete scegliere se usare il tag personale o non sincronizzare il tag personale. Cioè tutte le modifiche che avete fatto sulle canzoni le potete sincronizzare con Rekordbox 6. Adesso facciamo no sincronizzazione, premiamo ok, andiamo sulla nostra chiavetta che la troviamo qui in basso a sinistra nella sezione dispositivi e vediamo che è visibile. Torniamo alla nostra playlist, ad esempio DJ Set Tutorial, che uso quella di esempio, clicco col destro e vedete esporta la playlist su chiavetta, è disponibile. Vado a cliccare, si apre questa finestra, vado a premere ok, attendo che va a esportare tutte le 5 canzoni, in questo caso ci metterà pochissimi secondi, vado a controllare qui in basso a sinistra la chiavetta, clicco, vedete tutti i brani ed eccoceli qua, tutti i 5 brani caricati nella chiavetta. Andando ancora qui su playlist a sinistra, scendo con la freccetta e c'è DJ Set Tutorial e c'è la seconda playlist che ho fatto in un video precedente. Vedete? E ce le troviamo qui inserite all'interno della nostra chiavetta con tutte le nostre musiche esportate. Bene ragazzi, abbiamo finito questo video. Se non siete ancora riusciti a esportare la vostra musica, vi consiglio di controllare la formattazione della chiavetta per Mac o Windows in modo che possa essere letta sul vostro dispositivo, quindi sul vostro computer, nel modo corretto per esportare la vostra musica. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti, di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi miei video. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Marco DJ.